No, buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute all'interno di questo incontro ospitato dal Festival Feminism. Io sono molto contenta di essere qua, sono Flavia Capone e mi occupo di libri sul portale Letture Metropolitane e accanto a me c'è Anna Toscano, poetessa e studiosa di scrittrici e, con la quale sono molto contenta di essere oggi per avere veramente un punto di vista completo e approfondito rispetto a questa scrittrice che ho scoperto tardi, come credo molte persone in realtà che avranno voglia di scoprirla se ancora insomma non l'hanno scoperta e invece so che lei già ha scavato diciamo ovunque. Molte cose. E parliamo di Brianna Carafa, una scrittrice veramente che, grazie adesso all'opera di Clicquot, di questa casa editrice coraggiosa, insomma, stiamo riscoprendo. E, una scrittrice che aveva un talento incredibile. E quando e se la leggerete, o se non l'avete già letta, vi sarete resi conto di quanto sia inspiegabile che sia passata per tanto tempo così sotto traccia, perché veramente ha un modo di scrivere che è contemporaneamente ricchissimo, ma mai ridondante e non stanca mai. Cioè è un libro, i suoi libri sono, ti accompagnano, diciamo, in un viaggio senza mai lasciare dei momenti di vuoto, di noia, di pesantezza, e questa secondo me è una cosa veramente rara da trovare. E stiamo parlando di una donna nata negli anni 20, nel 1924 a Napoli, una donna già dalla vita complessa, purtroppo molto breve perché è morta a 54 anni, non ha neanche potuto vedere stampato il suo secondo e ultimo romanzo. Una donna che viene insomma da una famiglia ricca di complessità, da donne che hanno a che fare con l'attivismo, da una madre morta in un modo veramente assurdo, particolarissimo, con un incidente aereo mentre pilotava nel Golfo di Napoli, quindi già Negli anni 30, negli anni 30 pilotava. una donna pilotava. Negli anni 30, in più, poverina, è anche morta, però insomma, già questo ci fa un po' capire in che tipo di atmosfera possa essere cresciuta una donna come Brianna Carafa. In più, lei ha avuto anche una formazione molto variegata perché ha studiato architettura, poi a un certo punto invece ha intrapreso la strada della psicologia e della psicanalisi. E vedremo poi anche come diciamo, questi suoi studi, questi suoi interessi nei suoi libri confluiscono in una maniera molto particolare. Quindi, diciamo, una donna che è arrivata tra l'altro ad un traguardo letterario per questo paese, è un traguardo importante perché il suo romanzo La vita involontaria. Sappiamo, insomma, quanto per una donna possa essere complicato tuttora arrivare ad un certo grado, no, di riconoscimento. Poi quanto sia importante, questo anche è relativo, nel senso che sicuramente lo è, però ecco, secondo me il talento di Brianna Carafa travalica anche questo tipo di riconoscimento. E io, prima di iniziare a parlare dei libri, vorrei chiedere ad Anna qual è stato il suo incontro con Brianna Carafa. Beh, il mio incontro con Brianna Carafa è stato quello dei mercatini. Ho iniziato a lavorare molto sulle scrittrici donne ormai 15 anni fa, andando a spulciare i libri nei mercatini. E il primo libro che ho trovato, prima che fosse ripubblicato, eccetera, erano le poesie per Carucci, uscite nel 57. E ho detto, negli anni 50 le donne pubblicavano con grande fatica. Io che da anni lavoro, no, anche oggi lo so, non è che l'abbia guardato così, però. Concordo, però mi rifaccio a Goliarda Sapienza che era scritta ancestrale negli anni 50 ed è uscito nel 2013. In quegli anni nemmeno Anna Maria Ortese le poesie, e sì che Anna Maria Ortese era già tra lo giornalismo e la scrittura riconosciutissima, ha pubblicato negli anni 70 con Empiria, a parte Alda Merini. Negli anni 50 poche donne riuscivano a pubblicare, ma perché c'era una modalità che veniva richiesto loro di scrivere e
quelle veramente brave, quelle che volevano scrivere come volevano, non seguivano la moda e tutte quelle che ho citato. E per cui ho detto, questa donna che negli anni 50 è riuscita a pubblicare deve avere qualcosa di eccezionale. E poi dopo questo ho trovato tutti i libri Einaudi nei vari mercatini e ho iniziato a leggerla. Quando ho visto le pubblicazioni Clicquot ho detto, una meraviglia, c'è del genio, c'è chi riesce non solo a trovare ma anche a investire su una scrittura di questo tipo. E poi più o meno sono anche molto contenta dell'uscita dei racconti che ovviamente io in le riviste non li avevo trovati e così ho potuto completare la lettura. Ho tutta una mia teoria sulla Carafa e sono convinta che sia comunque, a prescindere da ogni cosa, una scrittura veramente diversa dalle altre e un'attenzione, come dicevi tu, all'architettura psicologica che non ho trovato riscontro in altri autori e autrici italiane di questi anni. Perché questo mi sembra assolutamente fondamentale da dirsi. Io devo dire, appunto, come anticipavo all'inizio, ho conosciuto Brianna Carafa con le pubblicazioni di Clicquot e devo dire che sono rimasta abbastanza sconvolta quando ho letto la Vita involontaria, che è stata la prima ripubblicazione, il suo romanzo appunto degli anni 70, il 75 era Inquina allo strega, e un romanzo che veramente mi ha lasciata un po' senza parole. Vi dico brevemente, insomma, è la storia di quest'uomo, Paolo Pintus, un romanzo, come dicevamo anche prima con Anna, prima di cominciare, di non formazione, di decostruzione, forse anche di, semplicemente, forse da questo punto di vista, un accostamento con i ritratti degli angeli personali ce lo vedo, cioè questa sua capacità di ritrarre le persone nella loro completezza e nel loro peggio anche in alcune situazioni, perché Paolo Pintus è un uomo, un ragazzo, insomma poi diventa uomo, che è caratterizzato dalla sua assoluta indifferenza verso le scelte di valore, forse, cioè delle scelte di peso nella propria vita. E quindi è un uomo che si trascina anche con una certa, però un certo però rancore verso il mondo, in questo suo pantano di vita. Ed è bello però vedere tutto questo e vedere come Brianna Carafa riesca veramente con una precisione architettonica a inserire le vicende di quest'uomo e di chi ruota insomma attorno a lui all'interno di un mondo che ritorna tutto, cioè tutto perfettamente costruito, equilibrato, ecco, nel suo disequilibrio in realtà, perché poi questo è. E rispetto a questo libro, tu come ti sei trovato, cioè che cosa ti è piaciuto, che cosa a me ti ha... piaciuto moltissimo questa cosa di cui parlavamo prima, che lo vedo come un romanzo di formazione a scendere invece che a salire. I romanzi di formazione classici sono quelli che poi alla fine il personaggio si trova diverso, cresciuto, stabile, esatto, profondamente perfetto. Brianna Carafa non si vergogna, anzi non si frena dal mettere le mani nel fango di ogni essere umano, perché come parla dei suoi personaggi, come tutti noi abbiamo il bene e il male, abbiamo il bello e il brutto, il cattivo e il buono. Secondo me la cosa più assolutamente più interessante di questo romanzo, ma anche del Ponte del Deserto, è il fatto che il personaggio principale si trovi a lottare, si trovi intanto, e poi decide di lottare contro le congiunture familiari catastrofiche. Ora si parla di famiglie disagiate, le famiglie disagiate, disorganizzate, problematiche ci sono state sempre, no? Proprio questi personaggi nascono in una situazione e Brianna fa agire il suo personaggio principale come se non dovesse per forza seguire quello per cui è stato predestinato. E lui si pone delle domande sulla madre, si pone delle domande sul padre, eroe o suicida, sul nonno, pazzo o malato di dolore. E pare che queste domande, in questa formazione che porta avanti quando sceglie di andare in un'altra città, ma anche il fatto che ci siano due città completamente inventate in Germania, che sembrano asettiche, sembrano un po' le città di Magda Sabo, queste città sfondo di gelo, ecco, queste città asettiche dove succede tutto quello che succede a lui dentro, si porta le domande dietro e decide a un certo punto che la storia catastrofica familiare
non deve subirla lui. È come se un esatto, io lo chiamerei più un romanzo di purificazione, nonostante non porti alla purificazione, ma porti all'essere. E a me questo lavoro di architettura e psicologia insieme mi è interessato moltissimo. Poi soprattutto il modo che ha Paolo Pintus di scartavetrarsi le aspettative degli altri di dosso. Tutti hanno delle aspettative da lui. E lui sembra che se le tolga man mano per decidere poi in autonomia chi vuole essere, cosa vuol fare e come proseguire. Un'altra cosa molto interessante è che la stessa dei racconti, ho notato, ma anche il Ponte del Deserto, è il fatto come l'incontro umano sia ogni volta una svolta. Mm-hmm. Nessun personaggio la storia. Basta da solo, ecco, questa è un'altra cosa interessante. Nessuno si basta nel procedere nel loro percorso umano, ma incontrano qualcuno e c'è una svolta fondamentale. Anche questo lo trovo molto interessante. Anche qui c'è un forte, oltre che diciamo si nota l'interesse per la costruzione delle cose, quindi anche un po' per l'architettura, come dicevi tu, per la psicanalisi. C'è anche una decostruzione in realtà di quella che è la psicanalisi, c'è un incontro fra i vari, insomma, di Paolo Pintus a un certo punto della storia, che fa proprio capire in realtà quanto sia complessa anche probabilmente la posizione della stessa Carafa, o comunque il suo rapporto con l'utilizzo della psicanalisi, come diciamo quanto sia sottile anche il discorso, la differenza tra psicanalisi e manipolazione, e questo devo dire che è interessante perché è una sorta di anche critica dall'interno, no? dei propri interessi, e forse anche un argomento non facile da inserire all'interno di una storia, tra l'altro scritta da una donna in un certo periodo, no? Cioè l'ho trovata una cosa abbastanza rivoluzionaria. Poi è come se andasse a decostruire tutti i miti del personaggio. Il nonno, che potrebbe essere assunto a mito, però vive in una casa, in una stanza rinchiusa, è pazzo o soffre? La zia che lo aiuta, che è buonissima, ma è buona o non è buona? Poi il professore di psicologia, che è quello che lo aiuta, poi fa vedere anche il lato cupo, vero, sì, orribile di lui, no? Non diamo dei dettagli, no, ma con la storia fa vedere come per sopravvivere ognuno di loro debba fare delle scelte a un certo punto, e le scelte non solo tagliano fuori dal resto, ma anche implicano spesso dover far male agli altri o dover comunque mettere gli altri da parte. Anche l'amore in questo momento fa molto male, cioè fa quasi più male che bene. Assolutamente. No? Quello che salva un po' è anche, cioè lei, c'è questa frase bellissima che ho segnato, Lisa dice al personaggio principale: "Oh, hai un cuore di ghiaccio", disse Lisa con odio, "ma neppure il suo odio tutto intero mi avrebbe scalfito. Mi alzai. Vedi, tesoro, ho avuto un maestro dal cuore di ghiaccio, così ho imparato. E così un giorno l'avrai pure tu, almeno voglio sperarlo, se no ti può capitare un infarto." Cioè, come il maestro comunque non deve essere per forza un maestro di perfezione, di bontà. Il maestro è il maestro, è quello che ci scegliamo per sopravvivere. Questo a me lo trovo molto interessante. Ma l'altra cosa che trovo interessante è come in tutto questo la miccia dell'umano rimanga, e l'attenzione che erano le casette rosse, dai tetti rossi all'inizio, cosa c'è dentro. Poi c'è questo confine labile, no? Tra un nonno forse pazzo e la casa dai tetti rossi. Cioè, quello che oggi noi diremo, se sei un matto, tra virgolette, di buona famiglia, sei uno che urli di notte, sei in due stanze. Se sei un matto povero, sei uno da manicomio. Per cui questa distinzione proprio tra la classe sociale, no? Mi viene in mente quella Downton Abbey, no, quella serie sui reali d'Inghilterra che riproduce esattamente che questo che entra nella camera della regina, la sveglia, le fa un discorso di notte, lei poi arriva alla polizia e prima che lo portino via lui dice a lei: "Le diranno che sono pazzo, sono solo povero." Per cui quando Paolo Pintus torna al suo paese natio e ritorna proprio in quel posto con i tetti rossi, ti rimane, Brianna, è come se dicesse: "Guarda, c'è una miccia di positività."
ed è un filo rosso che tiene in piedi un interesse e anche una possibilità, per quanto noi siamo fatti appunto di fango e di altro, di evolvere nel meglio. Io l'ho presa così. Poi altre amiche che l'hanno letto hanno avuto altre interpretazioni, ma io ho dato questa. Ah, anche questo devo dire è un po' una caratteristica, secondo me, del modo di scrivere di Brianna. Cioè lei ha molto chiaro, è evidente quello che dove vuole, sta andando a parare, sì. Però non ti ingabbia nella sua storia, cioè non so, ti dà la possibilità di vedere dei diversi punti di vista. Poi secondo me con i racconti ancora, certo, di più. Poi magari ne parleremo dopo, perché adesso vorrei che invece mi parlassi un po', e ti ascolto proprio con grande gioia e religioso silenzio, delle poesie. Beh, le poesie sono poche, pochissime, e le poesie presentano una struttura completamente diversa dai romanzi e dai racconti. Questo a me piace molto, perché Brianna si è misurata nella scrittura con un approccio diverso. I racconti hanno un punto di vista, i romanzi un altro, la poesia un altro, ma anche la scrittura. Mentre la scrittura in prosa è piena, è articolata, la cura del lessico è quasi maniacale, i sinonimi, le parole, ha una precisione spiazzante talvolta. La poesia è breve, ha pochi aggettivi, quasi nulli, e lo spazio bianco che lascia al lettore è tantissimo. E lo spazio bianco è quello in cui il lettore mette molto di sé, ha il tempo di, mentre un romanzo, un racconto lo chiudi e poi ci pensi, la poesia è lì, e hai il tempo, se vuoi fare la scommessa, di metterci qualcosa di te. L'altra cosa interessante è che sono state scritte prima della prosa, per cui è un po' un germe, sembra un po' un momento di approccio, ma anche preannunciano una visione sulle cose che è la visione che poi porterà avanti in prosa, e si intrecciano molto di frammenti personali di vita sua e qualche spunto che poi porterà avanti. Ad esempio, alcuni temi sono dei temi che possiamo ritrovare nella prosa, come la morte, ma anche la simbiosi o meno con la natura, nei romanzi, soprattutto meno nei racconti. Nei racconti è un'altra cosa, ma poi c'è, magari me lo racconti tu, nei romanzi la natura è esterna, è uno scenario freddo, nei racconti la natura ha tutto un altro potere. Invece in poesia c'è come una simbiosi salvifica con la natura, perché questa donna è riuscita con la scrittura a fare un sacco di cose diversissime, mai a replicarsi, mai a usare gli stessi temi e gli stessi modi. La poesia è molto piana, è molto lineare, e in alcune poesie, tipo questa pagina 16, io ho riscontrato un po' un nucleo, sia per quanto riguarda il ponte del deserto che gli angeli personali. E dice: io vi chiedo perdono se le vostre voci mi giungono, come il dormiveglia in treno, la notte o durante la febbre. Ma un'ape ho nell'orecchio che ronza e vi depone miele. E pare questa cosa di l'ascolto, visto anche la professione che faceva, l'ascolto dell'umano per poi tradurlo in narrativa. Mi viene in mente Grace Paley, che le dicevano sempre: perché scrivi così poco? Lei: ci devo ascoltare, devo guardare la vita per scrivere, non posso mica... Sto alla finestra, sto per la strada e ascolto. Mi ricorda questa cosa qui, no? Vi chiedo perdono se le vostre voci mi giungono. E quello che mi giunge dalla vita reale, dalla vita vera, poi entra nella prosa. Poi c'era quella che dicevamo prima di cadere, che l'avevi letta tu. Ti ricordi quale cosa? La pagina 16. No, vero. Però... Separa la nostra voce da noi, come l'oro, dalle scorie della terra. Dammi coraggio per setacciare il mondo. Se alla fine, in un giro di rete più sottile, resta un solo grano d'oro. A me questo setacciare il mondo mi ricorda un sacco la sua scrittura e i suoi romanzi. Cioè andare a cercare, mi viene in mente adesso, il grano d'oro come i tetti rossi della casa di fronte, cioè andare a trovare il luogo dove, quando elimini tutto, rimane, o il perché rimane per la vita. Sentite com'è, è essenziale, è breve, è piana, che è tutto il contrario della sua scrittura in prosa.
dal buio, dal sangue, dal luogo d'origine, dove si vuole, che il seme germogli, o sterile chiuda, giardini non nati, ti espandi tu eletta, ad esistere forma, prodigiosa e dolente, con l'intima grazia, che accresce la vita, e l'infinita pazienza, che han tutte le cose, di giungere al colmo, presenza d'amore. Questa è evidentemente personale, non ha più a che fare con un nucleo narrativo che poi debba svilupparsi. Io ho fatto un'antologia da poco dove ho inserito una delle sue poesie, antologia dove ho trovato autrici impensabili, Alba De Cespedes, che anche lei adesso è in grande ripubblicazione. Trovare il suo libro del 1971, Le ragazze di maggio, è stato in poesia, è stato difficilissimo, mi è costato un rene peraltro, però vedere come queste scrittrici nascano molto e abbiano la poesia dentro, nessuna di loro, De Cespedes, Spogliata Sapienza, Janet Frame, posso andare avanti, Brianna Carafa, lungo, tutte loro hanno comunque la poesia anche nella scrittura, e molte di loro, come Brianna, hanno la scrittura come primo approccio alla poesia, prima della prosa. E la poesia che ho scelto per la mia antologia è «Lascialo entrare, lascia cercare al forestiero nei tuoi occhi l'immagine di sé che tu portavi e non volevi dargli». Cioè il quotidiano, la psicanalisi, l'architettura, la struttura della vita è tutta concentrata qua. Questa poesia del 50 precorre di 30 anni Giulia Cristeva, l'altro da sé, tutte le teorie sullo straniero. E lo dice in poesia, come la poesia fosse sempre comunque il fondamento di un pensiero poi molto più grande. Io ci vedo tanto, mentre ti ascoltavo, ci vedo tanto anche del un discorso di sguardo, sì, di occhio. E non a caso, tra l'altro, queste poesie diciamo nascono anche in un contesto che è strettamente legato alla fotografia. Lei faceva insomma parte di un gruppo di persone, di intellettuali, e c'era questa rivista che loro che aveva fondato insieme a Marco Dreghi e Paolo Di Paolo, il fotografo, e che si chiamava Montaggio, che era una rivista di poesia e fotografia, proprio perché secondo me quello che è più simile a una poesia da questo punto di vista è proprio una foto. Ora, perché appunto aperta, così. È molto breve e molto molto visiva, no? Molto evocativa, cioè, è come quando chiudi le palpebre e poi le riapri, è come quando si chiude l'obiettivo. Sì, no, sì, quella dentro, non mi ricordo, vabbè, comunque una cosa tecnica, che infatti, non, sì, esatto, il diaframma, che è appunto un movimento velocissimo, e pensavo esattamente a quello, no? Ma anche alla pulizia, sì, il poco che vuole inquadrare, il poco, esatto, di vita che vuole inquadrare, che esplode, perché poi è talmente essenziale che questo defraga dentro l'immagine. Ma poi teniamo conto che queste poesie, se non sbaglio, sono state scoperte da Ripellino. Lei è stata una poetessa che Angelo Maria Ripellino, e questo mi dà anche un po' di più sempre il valore di Ripellino, che ho sempre adorato. Sono due modi di fare poesia completamente distanti, e di come lui, appunto, il valore che do ancora in più a lui, potesse rispolverare, pubblicare, incoraggiare una poesia totalmente diversa dalla sua, io lo trovo molto ammirevole. Certo. Che non è scontato. No, infatti. E, ripensando appunto sempre agli sguardi e anche un po' al discorso dello straniero, dell'altro da sé, direi che a questo punto i ritratti ci stanno perfettamente. E Gli angeli personali, appunto questa raccolta pubblicata da Clicquot, che contiene 8 racconti, di cui uno inedito, quindi 8 racconti che erano, di cui 7 erano già stati pubblicati su riviste e uno inedito, che appunto sono stati raccolti. Il titolo in realtà comprendeva all'inizio solo 3 di questi racconti, ma è stato poi allargato all'antologia, ma io lo trovo insomma veramente molto, molto utile, molto adatto, calzante, esatto, rispetto a questi, che sono ritratti, cioè sono effettivamente dei racconti che partono da una persona. Una persona che, come diceva anche Anna prima, ha a che fare strettamente con la vita,
Librianna Carafa, quindi non sono, diciamo, così lontani, cioè lei in questo caso è più interna alla storia. E secondo me nei racconti ancora di più si vede, perché proprio per la natura stessa del racconto, cioè per la brevità, si vede il lavoro di Cesello che c'è a livello di linguaggio. Cioè, potrei citarvene tantissimi, ma ci sono proprio dei modi in cui lei descrive delle cose, delle persone, che sono veramente preziose. A un certo punto si riferisce a due sorelle, oddio, come degli astucci di velluto chiusi, che era una cosa che a me aveva lasciato veramente perplessa, in un senso buono, perché riusciva a dire esattamente quello che voleva, cioè due persone chiuse nel loro piccolo mondo, prezioso, quindi chiuse nell'astuccio di velluto, come può essere un gioiello o una penna, però riferito a delle persone, quindi insomma, una cosa molto, molto particolare. E un'altra caratteristica di questi racconti, secondo me, è anche un certo modo spietato di un'ironia, in certi momenti spietata, un po' cupa rispetto al racconto di queste persone. Cioè la governante, ad esempio, che è uno dei più belli, mi è piaciuto moltissimo, che racconta di questa sua governante, che è un po' la classica governante, diciamo, di matrice tedesca, dura, che però appunto fa un arco in questo breve racconto. Cioè all'inizio la vediamo in un modo e piano piano vengono fuori tutti gli elementi che la costituiscono come persona, nel bene e nel male, e da personaggio estremamente forte diventa un personaggio debolissimo a un certo punto, cioè viene fuori tutta la debolezza dagli occhi, vista anche dagli occhi di una bambina, perché poi appunto lei è la bambina e lei sta descrivendo questa donna spietata, ma che a un certo punto perde tutte le proprie certezze in qualche modo. Che cosa mi dici su questi racconti? Beh, questo racconto mi ricorda intanto che questa ragazza venga definita sotto gli angeli personali, ce la dice lunga, perché gli angeli personali sono la nonna, altre persone positive, molto positive, eccentriche, buffe, sì. Ma che questa tata crudele riesca a vederla come un angelo personale la dice molto lunga su quello che ancora prima stavamo osservando, di come le persone, nel bene o nel male, fanno parte di un processo di cambiamento. Ecco, su quello che dici tu mi piace molto, mi interessa molto il fatto che dia tantissimi punti di vista diversi, come se questi angeli personali, no, giustamente, non sono assorbiti da lei, sono altro da lei, e mette sempre vicino quello che pensano loro e quello che pensano a lei, con una scrittura per ogni personaggio, così come nei romanzi, completamente adattata al personaggio in sé, che non è scontato, perché non è assolutamente una scrittura piatta, è una scrittura strutturata. C'è questo passo bellissimo che riguarda la nonna che sta morendo, quello sulla nonna veramente è un racconto meraviglioso, è il racconto di come l'eccentricità si scontri con la realtà e voglia piegare la realtà, che ha un po' anche qualcosa a che fare di romanzi, e dice: non c'era nessun rimpianto nel suo lento e solitario addio al mondo, solo il distacco da un'abitudine. Che bellissimo. Ma il mio cuore ahimè era gonfio di disperazione e di proteste, le lacrime mi inondavano il viso. La neve continuava a cadere silenziosa e leggera, il cuore a battere col suo ritmo sordo, costante, sicuro. Ma vasta, buia era ancora la notte, dentro il paesaggio è profondamente sepolto l'amore, come un seme di grano in attesa del disgelo. Questo seme di grano in attesa del disgelo, sepolto nella notte dentro un paesaggio, è inutile, è proprio, ci sta questo, il seme in attesa del disgelo, ci sta questo che però va a finire ancora diversamente, per cui forse è proprio questo seme in attesa del disgelo, un seme di speranza, che è il seme di ogni sua scrittura. Questo mi è venuto in mente adesso, non so se è così. Lì così. Tra l'altro, all'interno dei racconti ce n'è uno in particolare che mi ricorda quando lo lessi mi lasciò
molto inquietata e quindi mi è rimasto in mente perché io amo molto essere inquietata quando leggo le inquietatemi. Inquietatemi, va sì, bene. Cioè, tantissimo. Ed è La porta di carta, che è un racconto molto breve, ma che secondo me ci fa ben capire anche questa sua capacità, probabilmente legata anche un po' al suo lavoro da psicanalista, di cogliere l'orrorifico del quotidiano, cioè le cose che fanno che possono fare molta paura in dei gesti molto semplici. E qui appunto la storia di quest'uomo che chiede l'elemosina e comunque diciamo cerca, no, andando porta a porta di raccogliere qualcosa, e lei ne è estremamente infastidita, la protagonista ne è estremamente infastidita ma anche un po' impaurita, e quindi tutto si gioca su questa figura che è davanti alla porta, e lei non riesce a uscire, a interagire con il resto del mondo perché c'è questa figura, c'è il vento, c'è anche il vento, c'è questa figura davanti alla porta che non se ne va, quindi lei ha deciso che non uscirà fino a che questo uomo non se ne andrà. E che c'ha anche un po' di, non so, tipo, cioè, questo modo, questa specie di persecuzione, questo senso di persecuzione. Imposizione anche. Esatto, di imposizione, ritorniamo a quello che dicevi tu prima. Quindi ritorniamo anche a questa sua capacità di rendere veramente letteraria qualsiasi cosa, cioè di dare una... adesso si direbbe in un modo molto brutto la capacità di storytelling, cioè, che è terrificante, però vero, cioè, nel senso di rendere affascinante anche veramente dei piccoli dettagli che passerebbero forse davanti a un occhio meno attento. Così. È quello che dicevamo prima del guardare, no? Le voci, del guardare. Poi vogliamo parlare della copertina, del disegno. Che è suo, esatto, da insomma forse retaggi dell'architettura, questa passione per l'architettura, o anche semplicemente proprio per questa sua voglia di fermare le cose, forse. Però non c'è l'umano. Dunque, però non c'è l'umano, esatto. È un po' come una scenografia, è molto scenografia da vita involontaria, questo è il paesaggio tedesco dove è freddo, con la collina al verde, non c'è nessuno, mi fa un po'... È come se avessi detto mi preparo la scenografia e poi ci scrivo dentro i personaggi. Anche un po' filmica come cosa. Poi appunto, stavo vedendo, sì, ce ne sono anche altri volando, insomma, si possono... E, sì, un po' metafisici, perché non c'è... perché non ci sono persone. E invece per quanto riguarda l'ultimo romanzo che abbiamo scoperto oggi che uscirà entro la fine dell'anno prossimo o all'inizio di quello dopo ancora, quindi non sappiamo, però so, uscirà mi sembra già poesie, uscirà una buona cosa, un buon questo libro. Beh, come tutti io non ho proprio idea, quindi allora non hai idea e non lo puoi trovare da nessuna parte, esatto. Perché ho comprato tutte le copie esistenti nei mercatini, per cui le ho regalate a tutti, per cui è come se avessi preparato il terreno alla nuova edizione. Mi ho ripulito il campo. E, Bobby Bella è il personaggio principale e a me piace moltissimo perché questo libro è come se narrasse il confine che la sua città impone al termine di accettabilità. Questo personaggio, che è un po' anche quello dell'altro romanzo, questo personaggio nasce con un problema cognitivo, con una sindrome nervosa, però nasce in una famiglia ricca borghese piena di ninnoli e la madre lo cura con l'olio di ricino e chiudendolo in uno sgabuzzino buio. Capiamo bene che le due cose non ci possono funzionare, vergognandosene moltissimo, ma questo, poi ovviamente di sindrome, di malattia, di diagnosi nessuno parla, però oggi capiamo di cosa stiamo parlando, all'epoca negli anni 70, poi lei era il suo mestiere. Questo ragazzo ha un tale ingegno, una tale intelligenza e lucidità che si laurea in ingegneria, cioè riesce a sfuggire a questo mondo familiare che lo vorrebbe chiuso in uno sgabuzzino perché si vergognano, no? Perché non ha nessuna... contesto reale, non sta nel reale, sta nella sua fantasia, riesce anche ad avere una vita, si sposa, dei figli, però ovviamente l'aspetto sociale cozza tantissimo con le aspettative degli altri. Ed è talmente diventa un ingegnere così bravo che poi più diventa un ingegnere bravo, più la vita sociale si distacca, più la gente non riesce più a dargli una definizione. Quando chi ci sta attorno non ci dà una definizione, ci mettono in manicomio, di solito funziona così. Però, come dicevamo prima, lui era una famiglia molto ricca, per cui il manicomio non ci va. I soldi
tappano ogni cosa, però subisce un inganno molto grosso, e qui non sto a raccontare, subisce questo inganno molto grosso e ci fa capire come poi alla fine una persona di questo tipo, che riesce a difendersi fino a un certo punto, quando non può più difendersi, tutti gli diano addosso. C'è un processo, è un processo fantastico alla fine, ci ricorda lo straniero di Camus, Anna Edish, dell'impronunciabile ungherese Dezso Konstantinovsky, che dove c'è un processo, ed è quel processo dove la persona che non decide o non può difendersi istiga l'altro a dargli contro, che è quello che vediamo tutti i giorni oggi, questo era negli anni 70, e appunto a me ha fatto molto riflettere su fino a che punto possiamo spostare il confine dell'accettabilità sociale da soli, come individui, e invece quanto abbiamo bisogno che la società decida che il confine dell'accettabilità possa essere spostato, che una persona così, con queste caratteristiche, non debba essere vituperato, ingannato e messo in uno sgabuzzino con l'olio di ricino. Poi c'è tantissimo, ecco, dei dibattiti sull'inclusione che si fanno adesso. Appunto, delle sindrome di cui si parla oggi, eccetera. Però era scritto da lei negli anni 70. E soprattutto questa collocazione di Bobby in una famiglia ricca, borghese, e questa cosa ritornante dei ninnoli in casa, e che lui quando aveva delle crisi spaccava, la madre andava fuori di testa, lo chiudeva in uno sgabuzzino, e lui che nello sgabuzzino, a me è rimasto ancora in mente, e gli sgabuzzini, come tutte le case, hanno della naftalina degli anni 70, 60, perché c'erano questi teli con la naftalina, e lui era rinchiuso con la naftalina. Io quando leggevo questa cosa, un po' perché sono asmatica e odio la naftalina, però un po' perché soprattutto lei lo scrive benissimo, per cui mi è rimasto, come se fossi anch'io chiuso in quello sgabuzzino, no? E un po' Bobby non può, a differenza della vita involontaria, non può, e a un certo punto decide di non combattere più, che forse il carcere è l'unico posto come lo straniero dove vuole stare, poi lo straniero dove lo impiccano, però invece nella vita involontaria decide di lottare. È un po' quel confine, no? Quando mollo da una parte o continuo dall'altra, ecco, un po' questo è, sono questi personaggi molto interessanti. Sono due personaggi maschili, ci sono un sacco di personaggi femminili dentro, ma non sono i principali, mentre invece nei racconti recupera molto con delle personaggi donne di una certa potenza, questo bisogna dire. Sì, anche concentrandosi su delle personaggi tipo l'amante del padre, che uno dice, ma come potrà mai, diciamo, raccontare una figura così divisiva, no? Per se stessa, no? Rispetto all'amante del padre, lei lo fa in un modo veramente diverso da come te lo aspetteresti. Ma è tutto diverso. Pensate, esatto, agli anni 70 è tutto come te lo aspetteresti, soprattutto scritto da una donna in quegli anni. Sì, sì, il sì, coraggio di parlare di alcune cose senza andare a scontro con la società, ma facendo riflettere su questo. Anche il discorso sociale, della classe sociale, è un discorso molto importante. Lei lo mette sempre un po' come se fosse una sorta di tappeto. Questa sua nonna che combatte, che vorrebbe combattere per, che è negli angeli personali, vorrebbe combattere per togliere la povertà dal mondo, per salvare tutte in maniera le persone. Del slacco. Sì, però appunto, cioè, quello che, il fatto che la ricchezza sia una, in molte situazioni, una prigione, lei lo mostra molto, come se appunto si parla sempre di una sorta di società appunto molto borghese, ma molto stantia, no? La muffa, la naftalina, tranne questa nonna, che poi in realtà appunto è ancora più vecchia, quindi appartiene ad una nobiltà, diciamo, ed è invece estremamente moderna, che fa yoga, fa meditazione, vorrebbe arrivare al settimo stadio. Arriva al secondo. Arriva, sì, perché al terzo paese si distrae, quindi non riesce. Però ecco, questo è un interessante modo, questo forse è una cosa un po' più aderente agli anni 70, no? Questo fatto di decostruire un po' le classi. Però alla fine lei parla di tutto, parla di suicidio, sì, parla di manicomio, parla di malattia mentale, parla di ricchezza, parla di dipendenze, parla di dipendenza dall'alcol, parla di tradimenti, parla di violenza, parla di tutto, e poi tu lo capisci dopo che hai letto il romanzo. Esatto. Cioè, dici, aspetta un attimo, ma che cosa mi ha messo in mezzo in questa storia? Sì, è vero, è vero. Cioè, sono i classici libri
che vanno riletti, cioè è proprio il classico esempio di libro che rileggendolo, lo so, è una frase che avrete sentito un miliardo di volte, però per molte volte in realtà non è vero, secondo me, cioè nel senso che in alcuni casi viene detto in maniera un po' sì, buona la prima. Ogni volta che lo leggo scopro una cosa diversa, in questo caso è vero, cioè ogni volta che si legge si scoprono delle cose diverse e si permette, diciamo, un po' di entrare di più nella sua anima, no? Perché è vero che è una scrittrice vera, cioè non è una scrittrice che ha bisogno di parlare di sé per poter trovare qualcosa da dire, non c'è questo tipo di necessità, però è anche vero che mette sempre un po' di sé in una maniera misurata e affascinante. Allora, anche perché poi di sé ha a che fare con la sua professione, certo, e al guardare al mondo, per cui quello entra nella sua scrittura, poi alla fine, che è lo stesso che faceva la De Cespedes, ma guardando alla vita e poi scrivendone. Ecco. Poi sono due autrici, secondo me, molto simili per alcune cose e lontanissime al contempo, nel senso che sono riuscite a parlare in una maniera eccezionale anche di cose assolutamente lontane da loro. Alba De Cespedes, della sua vita dedicata alla scrittura, è riuscita a scrivere delle donne che vivevano in una povertà assoluta durante la guerra, facevano la staffetta, eccetera. Lei, che da un punto di vista professionale, mettendo insieme l'analisi e l'architettura, comunque riesce a parlare di un altro tipo di vita che lei non ha mai visto, cioè hanno una capacità non solo di guardare, ma anche di intuire nelle cose, delle cose che non conoscono, che è eccezionale. Allora, io voglio farti una domanda personale, diciamo, personale sempre rispetto a Brianna Carafa, ovviamente, okay, no? Personale, infatti tu. Lei è morta molto presto, a 54 anni, aveva appunto, neanche ha potuto vedere, diciamo, la pubblicazione di questo romanzo. E, secondo te, con un po' anche un tocco di medium, diciamo, di paranormale, e dove sarebbe andata la sua scrittura? Questo è curioso da pensare, perché poi c'erano gli anni 80. Gli anni 80 hanno destabilizzato un sacco di scrittori, soprattutto scrittrici. Alcune sono uscite indenni, penso a Gagliarda Sapienza, che cosa era, nei 60-70, si è rinchiusa in un appartamento Gaeta a scrivere, proprio il femminismo, il boom economico, non l'hanno toccata e molti l'hanno rimproverata per questo, ma lei rispondeva: il mio femminismo è dentro la mia scrittura, giusto perché siamo in questo contesto. Mi sono domandata anche io questo, perché gli anni 80 hanno fatto deflagrare un sacco di autori e autrici perdendosi un attimo. Io credo che lei avesse una tale struttura codificata nell'approcciarsi alle storie e una disciplina di scrittura che avrebbe continuato una linea molto coerente. Poi il medium non lo so, però sì, no, certo. Secondo me era una scrittrice di professione, dunque non si sarebbe fatta forse distrarre troppo, cosa che è successo in molti autori e molte autrici che sono diventati un po' più pop, ecco, già negli anni 80, prima di arrivare agli anni, certo, sarebbe stato interessante, ovviamente non si può, però insomma col senno così, sognando, vedere come avrebbe raccontato quel periodo. Sì, oltre a quello, ma anche le grandissime traduzioni che arrivavano dall'estero tra i 70 e gli 80, come avrebbero influito nella sua scrittura, perché era una che leggeva tantissimo e dunque quanto avrebbe filtrato della letteratura d'Oltralpe poi tra i 70 e gli 80, sarebbe stato curioso. Ecco. Però sappiamo che ci sono delle carte, sì, sappiamo che le leggeremo. Sempre fino lì, però, giustamente, però fino a lì, forse cronologica. Potremmo definire qualcos'altro, fare altre ipotesi e poi fare una seduta spiritica. Esatto. Grazie, grazie mille per... Assolutamente, ma soprattutto la scelta delle copertine di questo, come di altre autrici, è fantastica. Grazie.